Adesso c'è Lisa e parliamo di medicina, Lisa. Sì. Sì Paolo, grazie. Ecco, l'età media di chi è colpito dall'osteosarcoma, come leggete alle mie spalle, tumore dell'apparato muscolo-scheletrico, è 19 anni e per fortuna non è un tumore così frequente, ma riconoscerlo, conoscerlo e sapere quanta competenza ci vuole per trattarlo è un obbligo per tutti quanti, proprio in considerazione della giovane età di chi ci fa i conti. Ci aiuta oggi Roberto Biagini, grazie per essere qui con noi, è responsabile dell'ortopedia oncologica dell'Istituto Tumori Regina Elena di Roma ed è tra i massimi esperti appunto su questa specifica malattia tumorale. Allora l'abbiamo chiamato, abbiamo introdotto questa malattia, è una malattia rara sì, fortunatamente, però quando colpisce importante, molto importante. Sì, l'osteosarcoma è un tumore maligno dell'apparato muscolo-scheletrico, del tessuto connettivo, ed è una malattia effettivamente rara. In Italia se ne registrano circa 150 casi all'anno e colpisce essenzialmente l'età infanto-giovanile, i ragazzi, raramente gli adulti. Può insorgere in tutti i distretti dello scheletro. Predilige le ossa lunghe, essenzialmente attorno al ginocchio o della spalla, ma può venire in tutte le sedi. Quindi ce ne sono di vari tipi? Esistono, e quali sono i più temibili? Questo esistono molti tipi di osteosarcoma, quello classico che è quello di riscontro più frequente e che viene trattato con un approccio molto complesso, con chemioterapia e chirurgia. E poi ne esistono altri tipi estremamente più rari, molti dei quali vengono trattati solo con la chirurgia. Ecco, perché appunto ci si ammala di questa patologia? Questa grave? È una domanda che riceverà una risposta tra molto tempo, probabilmente, ma la riceverà di sicuro. Sicuramente ci sono delle malattie, delle sindromi che predispongono a questo tumore e anche le radiazioni in tempi passati erano la causa di questa malattia, oggi molto più rara. E come ci si accorge di questa malattia? Ecco, come si può riconoscerla? Proprio quello che volevamo. Non ha dei sintomi precisi e non esistono esami di laboratorio specifici per poterla riconoscere. Solitamente una tumefazione che in un giovane, attorno al ginocchio, nella spalla, insorge lentamente, che provoca dolore da più di 15-20 giorni, dovrebbe essere, può essere considerata una causa di allarme e fondamentale, dovrebbe condurre all'esame più semplice, una radiografia diretta. Radiografia e poi? Che in molti pazienti fornisce un'indicazione e successivamente, una volta avuto il sospetto di questa malattia, che è abbastanza classica dal punto di vista radiografico, si potrebbe inviare il paziente ad un centro di riferimento. Ne esistono vari in Italia, su tutto il territorio italiano, e qui fare le indagini. E poi le eventuali cure. Esattamente. E quindi è molto importante, direi decisivo, l'approccio qualificato. Esattamente. E solitamente tutti i centri di riferimento che trattano questa malattia sono collegati in Italia, quindi i protocolli di cura, le modalità di cura sono uniche e ogni centro ha solitamente un gruppo di riferimento costituito da un team multidisciplinare, un oncologo, un chirurgo, il radioterapista, che in questo caso è meno importante, uno psicologo e vari componenti per poter fare un programma diagnostico e terapeutico adeguato, certo, e ritagliato sul singolo paziente. Quindi si fondono, diciamo, esperienza e tecnologia, ma anche gli specialisti in questo settore. Certamente. Allora vediamo, Chiara Del Gaudio ce lo racconta, la regia di Antonio Morabito, e poi ritorniamo qui in studio. Macchina sarebbe meglio non vederla mai in azione, ma per fortuna esiste e aiuta l'ortopedico oncologo a fare il suo lavoro con precisione millimetrica, anche dove l'occhio umano proprio non può arrivare.
Qui all'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma è stata introdotta da poco meno di un anno e con i risultati che adesso Barbara Rossi, ortopedico-oncologo, ci racconta in maniera convinta. L'avanzamento delle tecniche diagnostiche, chirurgiche e l'efficacia delle chemioterapie hanno consentito in questi anni che la chirurgia ortopedica oncologica sia sempre meno demolitiva e sempre più volta al risparmio di tessuto sano e della funzione degli arti e delle sedi in cui insorgono i tumori ossei primitivi e secondari. In tal senso la navigazione computer assistita supporta il chirurgo perché perfeziona, ottimizza la manualità durante l'atto operatorio, aumenta la precisione e l'accuratezza con cui il chirurgo eseguirà la resezione. Come funziona questa macchina? Spieghiamolo nel modo più semplice possibile. Il sistema è dotato di una telecamera, di un monitor e di un software su cui è stata immagazzinata la documentazione TAC preoperatoria, dei punti di repere e dei sensori che permettono di rilevare sia la disposizione del paziente sul letto operatorio, sia uno strumentario dedicato che il chirurgo esperto e addestrato all'uso di questi dispositivi adopererà durante la resezione, permettendo di direzionare e orientare questi strumenti verso siti anatomici spesso non ben visualizzabili e che invece avremo ben rilevati nelle tre dimensioni dello spazio sul nostro monitor. Grazie. La tecnologia è un alleato di cui nessun medico oggi può fare a meno, ma alla fine anche queste macchine sono utili solo se a comandarle c'è chi sa il fatto suo. Professore, le sue sedute in sala operatoria durano sempre molte ore, vogliamo spiegare il perché? Intanto il filmato era molto bello, ringraziamo Chiara Del Gaudio e Antonio Morabito perché era esaustivo, no? Certamente. Il trattamento di questa malattia è cambiato negli anni, un tempo non si facevano cure preoperatorie e purtroppo il trattamento di elezione era l'amputazione. Al giorno d'oggi la chemioterapia preoperatoria consente di ridurre il volume di questa malattia e ha anche altri vantaggi che poi vedremo, e consente molto spesso, in più del 90% dei casi, di effettuare una chirurgia conservativa, che si divide in due momenti. Il momento della resezione, in cui viene tolta la malattia, e a questo servono gli apparecchi che abbiamo appena visto, per massimizzare la qualità della resezione, risparmiando il più tessuto possibile, dando al chirurgo la possibilità di fare sezioni ossee muscolari molto precise. E poi esiste una ricostruzione, una seconda fase, in cui il tessuto asportato viene sostituito da innesti, perone vascolarizzato, megaprotesi, con varie tecnologie. Alcune di queste per l'età pediatrica sono allungabili, quindi crescono con il paziente. Altre hanno caratteristiche molto speciali, sono i materiali innovativi come il carbonio, e consentono una serie di ricostruzioni, una vastità di ricostruzioni molto sofisticata, ridando la funzione, anche se non completa, alla maggior parte di questi pazienti. Bene, adesso vediamo un'altra testimonianza, sempre grazie alla nostra Chiara, poi ritorniamo qui. Che cosa significhi combattere contro il sarcoma? Lo sa solo chi ci passa. Per questo Monica Morelli, che la sua battaglia l'ha portata avanti per tanti anni e con successo, oggi si impegna a convincere chi si ammala della stessa malattia che farcela è possibile, giusto Monica? Infatti io 22 anni fa ho avuto il primo dei miei 5 tumori maligni, superati comunque con successo, ho avuto dai 15 ai 20 interventi, fatto chemioterapia, però nonostante questo la vita in ogni caso continuava, per cui ho realizzato all'età di 41 anni anche il progetto di avere un bambino, che adesso ha 9 anni, sta benissimo e che è la prova concreta che la vita continua nonostante appunto una patologia così seria. Parliamo dell'associazione Ruchie Raggio di Sole, come è nata e che lavoro porta avanti? È nata grazie all'idea di alcuni pazienti ed ex pazienti appunto dell'ortopedia oncologica. Si chiama Ruchie proprio perché c'è stata qui una persona, Ruchie albanese, che è stata ricoverata per un intervento abbastanza serio
la quale, quando venivo appunto a trovarla, ci ha insegnato che la condivisione con persone che hanno avuto la tua stessa patologia e ce l'hanno fatta è sicuramente una fonte di energia vitale. E dopo, noi continuando a venire in questo reparto, ce ne siamo resi conto che c'era bisogno di mandare un messaggio diverso, un messaggio di vita. Per cui abbiamo fondato questa associazione, per stare più vicini a questi pazienti. Abbiamo anche raccolto i soldi per questa stanza pediatrica, per accogliere i bambini che capitano in questo reparto in maniera adeguata. E quindi il messaggio, diciamo, più importante che noi vogliamo dare, venendo tutte le settimane in questo reparto, è che si può continuare a vivere, si può amare la vita, perché la vita appunto non è fatta di braccia o di gambe, ma è fatta di amore, e l'amore si può trasmettere in qualsiasi condizione fisica. Grazie Monica. Ecco professore, abbiamo visto appunto la giovane età di molti pazienti. Come ne escono da questa esperienza? Per molto tempo si è badato negli ospedali soprattutto alla cura della malattia. Oggi la panoramica si allarga e si guarda anche al modo in cui i pazienti stanno in ospedale. Avete visto, ci sono spazi dedicati e servizi dedicati, una telescuola, associazioni che li seguono. Questo serve per alleggerire il trauma che sicuramente esiste durante il ricovero ospedaliero. Successivamente, quando vengono dimessi, quando ricominciano una vita normale, possono rimanere alcuni deficit funzionali, ma la maggior parte dei pazienti riacquista una capacità di vita di buon livello. Certo. La sopravvivenza è, nei casi senza metastasi all'esordio di questa malattia, del 55-70%, dipende dalle sedi. Quindi la prognosi, un tempo molto critica, è oggi buona in più di 2 pazienti su 3. La speranza è proprio questa. Bene, grazie e che professore. Salga. Grazie professore, grazie Roberto Biagini per essere stato con noi. Adesso ti giuro, noi ci rivediamo tra poco. Grazie.